Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Anche in questo episodio dal colore di scrittura creativa, oggi andremo a sbirciare su cosa suggerisce Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, sul tema dalla generazione dell'idea alla definizione della fabula. Ecco, diciamocela tutta nei denti, in un corso basico e gratuito di scrittura creativa, prevalentemente orientato alla fantascienza con l'apertura alla climate fiction, ecco, proprio come quello che ho organizzato in questa playlist Introduzione gratuita alla scrittura creativa, era d'obbligo che alcuni contenuti di scrittura creativa fossero stati elaborati con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, il sogno proibito di tutti gli scrittori di fantascienza. L'intelligenza artificiale è oggi qui, ai primi del decennio di XXI secolo, gratuitamente disponibile alla distanza di un click. Intelligenza artificiale generativa, ossia il suo algoritmo non elabora simboli, ma sofisticate curve di probabilità condizionata nell'associare significanti. L'intelligenza artificiale generativa, detta in modo barbaro e crudele, non ha la più pallida idea del significato profondo e dei simboli che associa per creare frasi. Ecco, più che intelligenza artificiale è demenza artificiale. Comunque, nonostante questo grosso limite, non se la cava affatto male Gemini, intelligenza artificiale. Andiamo ad ascoltare e a commentare, perché lo capiremo insieme, su cosa propone Gemini IA sul tema di scrittura creativa. Dalla generazione dell'idea alla definizione della fabula. Scrittura creativa. Dall'idea alla fabula di fantascienza. 1. Generare idee. Esplorare il proprio interesse. Su quali temi di fantascienza sei più curioso? Cosa ti appassiona di più del genere? Inizia a esplorare questi interessi per trovare spunti creativi. Leggere e guardare. Immergiti in storie di fantascienza di autori e registi diversi. Presta attenzione a come sviluppano idee, temi e ambientazioni. Riflettere sul presente e sul futuro. Quali sono le sfide e le opportunità che l'umanità potrebbe affrontare in futuro? Come la tecnologia potrebbe plasmare il nostro mondo? Brainstorming. Fai un elenco di parole, frasi o immagini evocative legate alla fantascienza. Associa liberamente le idee e vedi dove ti portano. Tecniche creative. Usa tecniche come il mind mapping, la scrittura automatica o la creazione di collage per generare idee in modo non lineare. 2. Sviluppare la fabula. Scegliere un'idea. Seleziona un'idea che ti entusiasma e che ha il potenziale per svilupparsi in una storia completa. Definire il genere. La tua storia sarà hard sci-fi, soft sci-fi, cyberpunk, space opera o altro. Conoscere il genere ti aiuterà a definire i confini e le aspettative della storia. Creare i personaggi. Chi sono i protagonisti della tua storia? Quali sono i loro obiettivi, motivazioni e conflitti? Immaginare l'ambientazione. In che periodo e in quale luogo si svolge la tua storia? Come la tecnologia e gli eventi futuri hanno plasmato il mondo? Ideare la trama. Quali sono gli eventi principali della tua storia? Come i personaggi affronteranno le sfide e raggiungeranno i loro obiettivi? Esplorare i temi. Quali sono i messaggi chiave che la tua storia vuole trasmettere? La fantascienza offre l'opportunità di riflettere su questioni sociali, filosofiche ed etiche. 3. Creare un outline. Strutturare la storia. Dividere la storia in atti, scene o capitoli. Definire i punti chiave. Per ogni sezione dell'outline, annotare gli eventi principali, i colpi di scena e le rivelazioni. Sviluppare i personaggi. Aggiungere dettagli sulla personalità, i retroscena e le relazioni tra i personaggi. Descrivere l'ambientazione. Aggiungere dettagli vividi sul mondo in cui si svolge la storia. Oh, Gemini, un c'è capito una sega sulla scrittura creativa.
se vai a consigliare tutti i potenziali scrittori o neoscrittori nel mettersi a scrivere liberamente, portando la penna sul foglio, pigiando tasti sulla tastiera così un po' a cazzo di cane, inventandosi lì per lì la favola secondo per secondo, ecco, fai un pessimo servizio. No, perché prima la favola va scalettata, creando una bozza. La bozza per me è una scaletta sintetica, ossia una breve sinossi della sequenza che dovrà essere espansa poi dallo scrittore, creando l'intreccio e quindi selezionando il tipo di plot, tipo di narratore, la tecnica letteraria. Non ci si può mettere a scrivere così senza sapere a priori che favola scriveremo. Al contrario, la favola deve essere attentamente pensata ed ideata, meglio se con rapporti di causa-effetto, oppure con una legge fisica, oppure con un timing interno che ordini gli eventi. Quindi la favola va poi rimaneggiata creando un intreccio, eventualmente aggiungendo flashback o cliffhanger, con cliffhanger, oppure qualche fast forward, ossia anticipazione. In questo modo quindi si andrà a definire la bozza, che in questo caso bozza e intreccio differiranno. Bozza che poi però dovrà essere espansa in capitoli e sequenze durante il vero e proprio processo di scrittura. Oh, ma hai capito, Gemini? Usa l'outline come guida, ma sii flessibile e pronto a improvvisare se necessario. Descrivi e mostra. Usa un linguaggio ricco e dettagliato per immergere il lettore nella storia. Sviluppa i dialoghi. I dialoghi devono essere realistici e rivelare la personalità dei personaggi. Mantieni il ritmo. Varia il ritmo della narrazione per tenere il lettore con il fiato sospeso. 5. Revisionare e perfezionare. Rileggere con attenzione. Presta attenzione alla coerenza della trama, allo sviluppo dei personaggi, alla chiarezza della scrittura e alla presenza di errori grammaticali. Chiedere feedback. Condividi la tua bozza con beta reader o editor per ottenere un punto di vista esterno. Riscrivere e rivedere. Usa il feedback per migliorare la tua storia e renderla il più coinvolgente possibile. Ricorda, la scrittura creativa è un processo continuo di sperimentazione, apprendimento e crescita. Non aver paura di fallire e usa ogni fallimento come un'opportunità per migliorare. Con dedizione e passione, potrai creare storie di fantascienza originali e avvincenti che appassioneranno i lettori.